Eccoci qua, buonasera cari amici, come state? Tutto bene? Di nuovo, ce l'avamo promessi con Barbara di rifare la seconda puntata, possiamo dire, della medianità occulta. Questa sera parleremo della medianità rivelata e quindi sono, diciamo che è un proseguo della diretta che abbiamo fatto in precedenza. Barbara, come stai? Tutto bene? Sì, grazie. Buonasera Giorgio, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo, buonasera a tutti quanti. Sì, abbastanza bene, grazie. In prossimità ormai della Pasqua, Sì, quindi stiamo tempo per preparando, delle cose interessanti per Pasqua, perché dato che sicuramente la vivremo tutti assieme, ovviamente chiusi in questa situazione, stiamo preparando delle cose interessanti, soprattutto a Pasquetta farò una diretta su Gesù Cristo e Barbara farà delle cose interessanti anche con delle dirette interessanti anche riguardante il periodo pasquale. Quindi c'è un mondo in fermento, come avevo promesso, non vi lasciamo da soli e quindi sono contentissimo. Io adesso mi occupo della parte tecnica, mi prendo sempre il mio momento sabbatico, vi ricordo sempre di iscrivervi sempre ai canali YouTube e Facebook, mettete un pollicione per farla vedere sempre a tutti le nostre dirette, iscrivetevi e tenete la campanella sempre aggiornata. Detto questo, lascio a voi diciamo, lascio la parola a voi e io mi occupo dei consigli per gli acquisti. Prego, Barbara. mi piace questa cosa, già il countdown mi ha messo in ansia che ho visto questi numeri, questo conto alla rovescia, poi mi lasci la palla, dico beh, diciamo che cosa vogliamo raccontare questa sera, puoi introdurre benissimo tu e io poi mi aggancio e soprattutto siamo anche a disposizione per tutti coloro che vogliono sapere qualcosa, quindi le domande e così via. Intanto vabbè, sono molto contenta che ci ritroviamo qui in diretta, medianità rivelata. La medianità rivelata, c'è tanto da dire. Ho visto che nel promo, insomma, nella locandina ha inserito come accorgersi della medianità. Questo è già su questo si potrebbe fare una puntata 2, 3, 4, 5, perché le modalità per accorgersi quando una persona ha queste sensibilità, queste percettività sono veramente tante. Comunque, se vogliamo dare spazio a qualche domanda iniziale, oppure se vuoi introdurre tu l'argomento, visto che Ma io direi proprio di partire con quella che tu proprio stavi dicendo. Come ci accorgiamo della medianità? Quando ci accorgiamo di non andare dall'analista, invece dobbiamo capire e essere consapevoli di tante cose. Perché guardate che scoprire di avere certe doti e certe capacità non deve essere facile per la persona stessa. Quindi questa sera, grazie a Barbara, cercheremo di capire come accorgerci che quella cosa è un dono e non è qualcos'altro. Come facciamo? beh, guarda, sollevi uno dei problemi più importanti che ha portato nei decenni indietro le persone a essere rinchiuse anche nei manicomi quando dicevano di sentire le voci. Poi dopo, per fortuna, la scienza ci ha anche spiegato che esistono delle patologie come la schizofrenia, per cui puoi sentire le voci per quello, ma ad oggi anche i medici si rivolgono a noi medium, per poter individuare le persone che dicono di sentire le voci. E individuare se è un sentire le voci perché sono in contatto con il mondo dello spirito oppure se è un sentire le voci perché hanno delle problematiche a livello psicologico. Accorgersi di certe sensibilità è molto semplice, lo facciamo tutti i giorni e poi magari non pensiamo che in quel momento siamo in collegamento con le sfere più alte, con il mondo da cui noi proveniamo. Beh, io penso che tutti noi abbiamo la capacità e la possibilità di percepire una persona anche quando non la conosciamo. Questo è il primo passo. Faccio uno dei tanti esempi, ne farò anche altri. Quando incontriamo qualcuno che non conosciamo, essendo noi fatti di energia, e io so perché siamo fatti di energia, perché basta studiare un po' e si comprende la modalità per cui noi siamo energia. Ovviamente i nostri campi magnetici, che una volta venivano chiamati aura, oggi dobbiamo usare i termini che ci sono e che sono appropriati, i nostri campi magnetici si intersecano con il campo di chi incontriamo e quindi la nostra energia parla molto prima, si parla con l'altra energia molto prima di darci la mano e dire piacere sono Barbara, piacere sono Giorgio. E sono quelle sensazioni che ci arrivano subito quando noi incontriamo una persona, quel famoso intuito, istinto, è la base, la porta della medianità sotto questo aspetto, perché la medianità
il medium è il mezzo tra i due mondi, anzi, tra il nostro mondo fisico e più mondi. Ovviamente, quando incontriamo una persona che è viva in questa dimensione, abbiamo la stessa capacità di percepire l'energia. Quindi sfido chiunque, che non è mai successo, incontriamo qualcuno, sentiamo che quella persona ci piace, anche senza sapere il suo nome, ci pare di conoscerla da sempre. In questo caso le vibrazioni del mio campo magnetico si intersecano perfettamente con le vibrazioni del campo della persona che ho di fronte, oppure quella persona non ci piace, d'istinto, d'intuito, ci risulta, tra virgolette, antipatica, ci risulta anche indifferente. E questo è proprio perché i nostri campi, la nostra energia si parla molto prima dell'espressione verbale, della nostra capacità di avere un colloquio con una persona. Quando noi, questo ci succede tutti i giorni, quindi sono sicura che anche le persone che ci seguono hanno più di una volta provato questo. Quello che succede in questi casi, quando noi non conosciamo qualcuno ma sentiamo le sue vibrazioni, è che a volte noi non diamo mai retta al nostro intuito. Magari una persona ci risulta antipatica o ci risulta, sentiamo che non dobbiamo starle vicino, però non conoscendola interviene la nostra mente che ci dice: ma perché non vuoi conoscerla? Perché non vuoi starle vicino? Non ti ha fatto nulla? E in quel caso la nostra ragione sopraffà quelle che sono le nostre risorse spirituali. Di conseguenza abbandoniamo la nostra prima sensazione e il nostro primo intuito e approfondiamo questa conoscenza. Poi dopo 3 mesi, dopo 2 mesi, diciamo: ma se avessi dato retta alla mia prima sensazione non sarei in questo guaio, ad esempio. È molto importante. Io ho imparato nella mia vita proprio a dare molto ascolto a quello che mi arriva quando incontro una persona. E prima, tanto tempo fa, ero sempre solita vedere nelle persone la parte più profonda, cioè la parte spirituale. Io, quando mi pongo di fronte a una persona, penso sempre che è un essere spirituale che sta camminando su questa terra. Poi dopo capisco che non si può sempre avvicinare tutti o comunque non valutare quello che l'energia ci racconta di quella persona anche in modo intuitivo e subito. Dopo ho imparato anch'io a fare la mia cernita, insomma, a scegliere le persone da frequentare o meno. E più di una volta, quando non davo retta al mio primo intuito, mi sono trovata in situazioni un po' difficili. Adesso forse sarà complice anche l'età, qui si va avanti e così via, però capisco bene che do ascolto molto alla mia prima percezione. È fondamentale. Questa è la base della medianità, perché come noi impariamo a comprendere e riusciamo a capire che possiamo sentire l'altro anche senza esprimere nessuna parola, così se riusciamo a sentire, a percepire una persona che ho davanti in modo visibile, ancor di più nel tempo riuscirò a sentire chi non è più in questo mondo e che fa parte dei mondi invisibili. Per me questo è fondamentale. Un'altra cosa che è importante è avere molta attenzione a quelli che noi chiamiamo i dialoghi interiori o, come si possono anche chiamare nel campo medianico, la locuzione interiore. Nel senso che più di una volta le persone che hanno un loro caro nell'oltre, cosa fanno? Si mettono a parlare interiormente, no? Quando ci sono legami profondi e questi legami vengono, diciamo così, divisi, vengono interrotti dalla morte di una persona, le persone continuano comunque a parlare dentro e tante volte mi vengono a dire: ma sono anche stupido o stupida perché mi metto. Mi faccio le domande, mi do le risposte. No, 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 no. La telepatia tra i mondi è una delle prime possibilità di colloquio con gli altri mondi. Quindi fare molta attenzione quando noi ci rivolgiamo ai nostri cari interiormente e sembra che ci diamo risposta. In realtà non è così, le risposte arrivano proprio da un altro mondo. E c'è anche mo un modo molto chiaro per capire se effettivamente è
una locuzione, si chiama così locuzione interiore, nel senso che io magari sto, ho il mio papà nel mondo dello spirito e un giorno gli parlo delle cose che devo fare, gli parlo di quanto mi manca, gli parlo così e poi improvvisamente mi attraversa la mente un pensiero che si distacca completamente da quello che sto dicendo a mio papà in quel momento. Magari io gli sto raccontando del libro che sto scrivendo e sento ti voglio bene. Sembra che mi sia risposta io, ma attenzione, quando arrivano questi, queste frasi nel nostro io interiormente che si discostano dal discorso che noi stiamo facendo al nostro caro, quelle frasi sono medianiche. Ribadisco, la telepatia tra i mondi è il primo gradino per il colloquio con i nostri cari. E noi in medianità chiamiamo questo locuzione interiore. Inizia con la audizione interiore, cioè l'ascolto, e poi la locuzione, cioè il dialogo. Io conosco moltissimi genitori che hanno imparato a scindere le frasi che può partorire la nostra mente da queste frasi che arrivano improvvisamente e di conseguenza queste sono proprio le prove di una connessione con gli altri mondi. È molto importante. Da questa locuzione interiore diventa questo dialogo talmente veloce, talmente importante che la persona si sente spinta a scrivere. Quindi scrive quello che sente interiormente e questa nel gergo medianico viene chiamata scrittura ispirata, che non è la scrittura automatica, l'automatica è un'altra cosa. Oggi vedo molti su Facebook che dicono ricevo un messaggio in scrittura automatica. L'automatismo purtroppo è molto raro. Diciamo che la maggior parte delle persone, almeno quelle che lo seguono questo percorso in maniera seria, hanno una forma di scrittura ispirata, cioè sentono quello che devono scrivere. La scrittura automatica è completamente diversa e penso non ci sono più medium come una volta che invece avevano la scrittura automatica con grande facilità. Quindi ci sono tante piccole strade che ti fanno capire che tu puoi avere questo contatto, è molto importante. La cosa più importante, Giorgio, io l'ho detto tante volte anche nelle nostre dirette, è conosci te stesso. Il cammino medianico in realtà è un grandissimo cammino di profonda conoscenza di te. Quando tu conosci te, conosci le tue sfaccettature, conosci i tuoi limiti, conosci i tuoi disagi, quello che ti fa male, quello che ti fa arrabbiare, quello che ti fa gioire, quando conosci profondamente te ed è uno scorticarsi continuo. Ed è la cosa più difficile, Barbara, è la cosa che le persone non vogliono fare. Ma assolutamente perché... sono d'accordo, molti pensano che fare i medium, scusa il termine, virgolettiamolo, fare i medium sia una cosa semplice, non è vero, perché intanto sposi questo tipo di cammino, perché comunque è una grossa responsabilità la medianità, perché quando ti trovi davanti una persona che richiede un contatto medianico e richiede un contatto e spera in un contatto con il proprio caro, noi abbiamo una grande responsabilità nei confronti di queste persone. Ti posso dire, Giorgio, che noi quando arriva qualcuno che chiede un contatto medianico, vediamo la gente proprio tanto nel dolore. E il medium, se ha coscienza, fa veramente quello che deve fare, ma ci sono anche medium che magari sono più che medium molto sensitivi, che in realtà poi non seguono l'etica di fronte alla persona, perché noi abbiamo veramente il potere di distruggere la persona che abbiamo davanti con le nostre parole, oppure di metterla sul piedistallo sempre con le nostre parole. Quindi è una grande responsabilità essere medium, non è che, cioè, non basta pubblicare su Facebook ho ricevuto questo messaggio, perché io vedo tantissime persone che fanno così, pubblicano, gli altri, la gente ci sta dietro, ma bisogna anche
leggendo quello che viene pubblicato, adesso faccio Facebook, possono essere anche altri social, può essere una conferenza, qualsiasi cosa, però bisogna capire, leggendo il messaggio, se è effettivamente un messaggio e si può capire se un messaggio è frutto della propria mente o è frutto di un contatto medianico. E questo lo si comprende, ad esempio, nel lessico del linguaggio stesso, del messaggio stesso. Ad esempio, io non uso mai, lo dico perché questa è una cosa che mi ha sempre colpito, io non uso mai il termine giacché. Quando mi compare il termine giacché in un messaggio, capisco anche che c'è la medianità, perché anch'io sono un essere umano e posso cadere nelle tentazioni della mente. Quindi quando mi accorgo che non sono nella sintonia energetica con l'altro mondo, ma che posso usare la mia psiche e quindi creare un messaggio psichico, assolutamente abbandono tutto e non faccio nulla, perché per etica non si può. Sarebbe prendere in giro le persone che ho davanti e non è possibile. E questo percorso, caro Giorgio, non tutti hanno voglia di farlo. Perché bisogna avere anche l'onestà di dire io non ho un contatto medianico. Il mondo spirituale non ha l'orologio che dice oh, adesso vado dalla Barbara perché alle 9:30 viene mia moglie e quindi a sentire Barbara e allora mi devo preparare. No, il mondo medianico non ha un orologio. Noi medium, il vero medium non fa mai cose programmate in un certo senso, si mette nell'ascolto e se succedono determinate cose, quindi se il medium avverte l'arrivo dell'energia, vede chi sta arrivando e canalizza in un certo modo, bene, ma se il medium non può andare a comando, è come se tu, Giorgio, venissi da me e dici, scusami, permetto l'esempio, mi dici, sai, Barbara, voglio parlare con zia Carolina, faccio l'esempio, ma è io non posso dire adesso chiamo zia Carolina e parliamo con lei, ma non funziona così. Tu devi, quando vieni da me, devi stare zitto completamente e io mi metto nell'ascolto e ti dirò io se c'è qualcuno vicino a te, chi c'è, te lo descrivo e così via. È molto chiaro questo. Purtroppo posso dire una cosa, la medianità è diventato, questi percorsi sono diventati molto business, molto. Se 100 anni fa la medianità era elitaria perché c'erano i salotti medianici dove le persone si incontravano e facevano sperimentazione, poi la medianità è diventata giustamente del popolo, di tutti, perché tutti noi siamo importanti per il mondo dello spirito, quindi non soltanto, non è soltanto di nicchia questo, però tutto questo ha portato anche delle persone a improvvisarsi in questo percorso. L'improvvisazione non ci sta perché ti metti a confronto con le persone nel dolore. Le persone che sono davanti a noi nel dolore sono un universo intero e non possiamo ferirle ulteriormente. Bisogna fare determinate cose, essere etici. Oltretutto, appunto, per arrivare a questo devi conoscere profondamente te. Io ricordo molto bene che prima di espormi pubblicamente, io ho passato 22 anni a studiare, ma non a studiare solo sui libri, ma anche a studiare me stessa e a capire come funzionava la medianità con me. Questo è un periodo d'esempio che io mi sto studiando in un modo diverso. Mi piacerebbe molto, diciamo così, un percorso di medianità fisica, quindi di poter mettermi al servizio del mondo dello spirito, ad esempio nella produzione degli apporti. Ma questo non è una cosa che tu vai in pubblico e dici adesso io faccio l'apporto, no? Cioè devi studiare te, devi capirti e devi capire se puoi essere anche quel mezzo per il mondo dell'oltre per creare questi oggetti che vengono dati alle persone. Però è questione di studio. Io sono contento che tu lo dici e lo ribadisci spesso in ogni diretta, perché quando io chiedo e dico alle persone, sappiate che non basta avere solo un dono in questo mondo, serve cercare di studiarci e cercare di affinarlo attraverso la vostra cultura, non la cultura degli altri. Perché adesso c'è la moda sempre del postare le cose degli altri e condividerle. No,
Adesso non si condivide più nulla, dovete parlare voi, dovete crescere voi con i vostri pensieri, anche sbagliando, ma bisogna farlo. E quindi io ti ringrazio per avvallare questa cosa che io spesso e volentieri dico, ma essendo io una persona solamente di capacità, o solo delle capacità mentali, di riuscire a accostare solamente alcuni simboli, ovviamente non ho questa voce in capitolo rispetto a questo tema. Ma il fatto che lo dica tu, che hai molta voce in capitolo su questa cosa, per me è veramente importante, perché altrimenti, cioè, sembra una bellissima frase del film Ratatouille. Il film Ratatouille diceva praticamente che non tutti possiamo diventare grandi chef, ma uno chef può stare in ognuno di noi. Quindi attraverso lo studio si scopre, si capisce se sei bravo o sei no. Questa è la più grande morale. Io ho visto anche in molti gruppi dedicati alla medianità, alla spiritualità, discussioni su ma perché le persone fanno delle scuole. Anch'io tengo dei seminari e tengo dei percorsi, ma non perché io pretendo che gli altri diventino dei medium o perché la medianità si può insegnare. Si può aiutare le persone a valorizzare le proprie risorse. Cioè, è questo che bisogna anche molto puntualizzare, che proprio perché noi, almeno adesso parlo per me, ho un certo tipo di esperienza vissuta e so come funzionano le cose, posso permettermi di aiutare qualcun altro a capire le sue risorse, non a creargli le risorse. Perché un percorso medianico non è io ti faccio diventare un medium, ti do la formula per farlo. No, è studiare la persona, e questi percorsi servono per studiarsi, per capirsi, capire le capacità di quella persona, ma anche insegnare a questa persona com'è effettivamente l'ambito della medianità a 360 gradi, perché non tutti sanno quante modalità noi abbiamo per poter comunicare. Io ho fatto dei percorsi a delle persone che magari dopo un anno, al secondo anno, hanno capito, quando abbiamo affrontato tutta la parte della capacità di comunicazione tramite la pittura, che era la sua strada, la sua risorsa. Uno non è che pretende di dire io ti faccio diventare un medium, no, questo no. Però ti aiuto a capire quale può essere la tua risorsa. Poi quella risorsa non te la può insegnare nessuno, l'hai capita, sai che quella la esplorerai tu con il tuo sentire, con il tuo modo. Io non posso entrare in questo perché non sono te, ma posso aiutarti a capire che quella può essere la tua strada. E spero di essermi spiegata, perché è tanto importante questo. Sì, allora, una nostra amica scrive, poi vado a vedere chi è, perché noi qua su questa piattaforma, posso fare una domanda? La nonna di una amica mia, figlia, è venuta a mancare un mese fa, ma stanno succedendo cose un po' strane che racconta l'amica di mia figlia. La foto della nonna che stava sulla parete è stata trovata parecchi metri lontano, poi i vestiti che stavano nell'armadio piegati e messi su una sedia, e poi la Bibbia che solo lei vedeva. È stata trovata l'indomani mattina sul tavolo. Poi la sognano che lei dice di stare bene e ride. C'è una spiegazione, grazie. Certo, questo, soprattutto quando una persona viene a mancare, il primo periodo è un periodo, secondo me, straordinario, perché quella persona che è nell'oltre tenta in tutti i modi di comunicare che è ancora viva. E quindi andando in quarta dimensione, quindi lasciando questo universo fisico, entrando in una dimensione che ha paradigmi di coscienza completamente diversi dai nostri, poi veramente quando si è nell'oltre, la prima cosa che i nostri cari vogliono fare è comunicarci che sono ancora vivi. E quindi nelle dimensioni superiori noi avremo il dominio dell'energia, cosa che qui non riusciamo ancora a avere, ci stiamo ancora studiando su questo. Però loro hanno il dominio dell'energia e quindi possono fare queste cose. Mi viene in mente, se posso raccontare una cosa, perché a me piace raccontare anche le esperienze vissute, non,
non i fatti degli altri, ma quello che è capitato a me. Venne da me un papà che mi raccontò che, ma non venne per un contatto, ma semplicemente per fare una chiacchierata, mi raccontò che aveva appunto suo figlio, se n'era andato, che in casa lampeggiava sempre una lampadina. Lui questa lampadina dice, no, era proprio non credente in una vita nell'oltre, poi dopo la morte di suo figlio si era molto molto indurito. Cosa fa? Lui svita questa lampadina, dice va bene, ok, cambia la lampadina. Questa lampadina in un posto ben preciso in casa sua ricomincia a lampeggiare e lui dice, ma chiama l'elettricista, fa vedere bene, era un, ti dico anche cos'era, un applic a muro. Quindi in un posto ben preciso e quindi chiama l'elettricista dice no guarda i contatti sono tutti a posto, i fili tutti a posto, l'impianto a posto, dice ma io ho già cambiato la lampadina, beh ricambiala, e ricambia la lampadina. Allora quando mi aveva detto questo io ho detto secondo me è suo figlio che vuole comunicare con lei, ma assolutamente non è possibile. Quando l'ho risentito mi ha detto, dico, io ho cambiato la lampadina 4 volte. E c'è stato una mattina, mi spiegò, adesso la sto facendo breve, che mi sono alzato, sono andato in questa stanza e ho trovato, guardo tutti i brividi, ho trovato la plic staccata dal muro sul tavolo lì sotto. Io ho detto, cosa deve fare ancora suo figlio per farle capire questo? E questa non è una storia inventata, io ho proprio ricevuto questa persona, l'ho seguita, era di Brescia, quindi tutta una, mi ha colpito moltissimo questa cosa, ma anche lui ha detto, ma allora è proprio mio figlio, di qua ha spostato, da noi questo succede, in medianità succede, il fatto degli spostamenti degli oggetti, il fatto delle materializzazioni e smaterializzazioni, cioè veramente i nostri cari fanno di tutto per comunicare con noi. Poche sere fa c'è stato di nuovo l'ennesimo film Ghost, che io adoro, e c'è proprio una scena stupenda quando Sam va nella metropolitana e incontra, non mi ricordo come si chiama il signore che incontra, che aveva che questa... Poi, volevo dirti che quell'attore, io l'ho conosciuto... Dai! Sì, l'ho conosciuto perché sua nipote, la nipote alla lontana, lui vive in America ed è italiano. Ma dai! Quell'attore lì ha origini italiane e praticamente io ho conosciuto la nipote di questo qui e un giorno è andato a trovarla in un'estate, si è fatto la vacanza... E io mi sono trovato quest'uomo, ovviamente molto più vecchio rispetto a quando era nel film, però era lui. Ha fatto anche altri film, non solo Ghost, sì, perché sì, era un attore molto famoso. Anche bravissimo, lui, sì, era molto bravo. E io tutto il tempo a fargli così. Tutto il tempo, capito? Chi ha visto il film mi può capire. Beh, però in quella scena lui c'è una grande verità, lui dice tu devi mettere tutta la tua energia per rendere possibile questo, lui spiega come fare e si vede Sam che cerca di canalizzare la sua energia per far muovere gli oggetti, ma quello è quello che succederà anche a noi. Io ho sempre detto che chi ha scritto la sceneggiatura di Ghost, come anche altri film, sicuramente ha avuto un grande aiuto da parte del mondo dello spirito, ha canalizzato qualcosa. Perché questa è là, è quello che ci viene raccontato da parte del mondo. Tra l'altro, mi sembra che quel film fu la prima volta dove si parlava degli uomini ombra. Ovviamente in chiave americana hanno cercato di creare il fenomeno americano, però si parlava degli uomini ombra. Sì, è anche molto, ha uno sfondo un po' cattolico, no? Il cattivo viene portato via, il buono viene portato via dalla luce. Però la matrice cattolica nei film lo troviamo sempre, anche quel bellissimo film con Robin Williams, Al di là dei sogni, è altamente cattolico. Film inferno, purgatorio e paradiso, insomma. Film molto sottovalutato, molto sottovalutato. Anche in alcune cose, secondo me, hanno preso anche dai contatti medianici, ad esempio quando lui incontra i suoi figli e non li riconosce, perché? Perché quando noi andremo nell'oltre, non andremo nell'oltre con l'età che noi abbiamo adesso e saremo con quella sembianza, noi entreremo nel mondo dello spirito con una vibrazione completamente diversa da quella materiale, quindi potremmo veramente... cambiare il nostro aspetto, è ovvio. Barbara, cose...
Questa sera sarà molto, molto lunga perché ci sono, fioccano delle domande veramente Bene, allora interessanti. io mi fermo, dimmi. Se posso Allora, rispondere, tu lo sai che io sono. intanto volevo correggermi perché non è Bibbia, ma è Bibita. Scusatemi, ma io siccome ho le luci non vedo nulla perché ho ogni giorno 2 ore di luci sparate in faccia, mi faccio il solarium, quindi io non vedo nulla praticamente, è scritto piccolissimo, quindi non capivo perché la Bibbia si doveva bere, perché se la beveva, e invece la Bibita non è la Bibbia, scusami, se ho scritto, infatti la Bibbia che si beveva, boh. Comunque, al di là di questo, volevo dire, questo messaggio io posso anche, ricordatevi che per questo la ricerca è importante, perché questo potrebbe essere chiarissimo, diciamo, un chiaro fenomeno per quanto riguarda il fenomeno medianico, però potrebbe essere anche un fenomeno di poltergeist. C'è una piccola differenza. Il poltergeist molto spesso non interagisce con noi, cioè non c'è una parola e risposta. È difficile che avvenga quello, il poltergeist. Invece, se questo dovesse essere un grandissimo fenomeno di medianità, perché si spostano cose, cioè, quindi è una cosa veramente incredibile, beh, allora a quel punto bisogna capire se c'è un'interazione o se queste cose avvengono soprattutto quando c'è una determinata situazione, anche energetica. Significa che c'è un agglomerato di persone dove stanno parlando di qualcosa, dove automaticamente per qualcun altro che sta in un'altra dimensione potrebbe essere un ricordo dove potersi mettere nel discorso. Cioè, l'analisi si parte sempre da questo, non c'è un sì e non c'è un no. La spiegazione che posso darti io dal punto di vista di studioso della fenomenologia, posso dirti che bisogna capire se c'è un'interazione. Allora sì, se c'è un elemento intelligente potrebbe essere. Se invece queste cose avvengono con una casualità di eventi e non sono spiegati all'interno di una linearità di conversazione, a quel punto potrebbe essere un fenomeno poltergeist creato da uno della famiglia che lo fa inconsciamente, tipo. Allora, sì, ti stavo per dire che cascavi male se parlavi di poltergeist con me, perché io sono fermamente convinta che dagli studi fatti, dai messaggi ricevuti a livello mondiale, che chi può creare qualcosa anche di, tra virgolette, usiamo questo termine perché non lo conosciamo altro, negativo, non è il mondo dello spirito, ma il mondo umano. E quindi quando tu parli di un poltergeist creato dall'uomo, allora mi trovi d'accordo. Mi trovi d'accordo. Da circa Ecco. l'80% delle volte i fenomeni Ma certo. poltergeist che spaventano la stessa persona che le Ma fa certo, sono perché di è natura anche questa dell'uomo. energia, è un'energia cinetica che noi abbiamo molto forte e che non sappiamo di averla e non sappiamo, una volta che lo sai, come gestirla. Perché io ho conosciuto persone che quando si arrabbiavano facevano sollevare posate, bicchieri, aprivano gli sportelli della cucina e non era certamente gli sportelli delle scansie della cucina. Non era certamente un fenomeno medianico, ma è proprio l'energia cinetica che, di cui noi siamo autori, insomma, anche inconsapevoli. Quindi mi trovi d'accordo su questo aspetto. Non bisogna mai sottovalutare l'aspetto umano, perché l'uomo ha delle Mai, potenzialità assolutamente. incredibili. Quindi bisogna capire, osservare, capire se c'è un'intelligenza dietro questi fenomeni o c'è un qualcosa che si innesca quando qualcuno fa una determinata cosa. Tipo, se c'è uno della famiglia che ha un'abitudine, si analizza quella cosa, allora c'è un motivo di legame. Se invece è intelligente la cosa e c'è una voglia di contatto, allora a quel punto le cose sono veramente diverse. Quindi il fenomeno è simile, ma ci sono delle cose da studiare che permettono di capire la differenza della cosa. Sì. Domanda Barbara, potresti spiegarci bene cosa succede quando incontreremo il guardiano della soglia o il guardiano della frontiera? Questo, vabbè, io l'ho spiegato tanto nel mio libro al di là e non è arrivato solo a me questo messaggio, in tutto il mondo è arrivato a Medium. Ho letto proprio dei libri in cui ho ritrovato queste quattro domande, le ho ritrovate con forme un po' diverse, ma il senso era sempre quello. Che quando ci sono un po' dei passi che noi faremo lasciando il corpo, quindi attraverseremo questa spirale di luce e usciremo dal corpo, ci ritroveremo nell'ambiente guardando il nostro corpo, saremo inevitabilmente attratti
all'attraversamento di una sorta di tunnel che può essere molto luminoso oppure buio. Non è questo, e quelli noi, il mondo spirituale ci ha parlato di questi tunnel, sono proprio tunnel interdimensionali, quindi è un po' come pensare, io lo dico sempre, pensate alla Galleria del Monte Bianco che dall'Italia ti porta alla Francia e quindi in qualche modo è come attraversare un traforo che ti porta da uno stato all'altro. Questi tunnel sono proprio chiamati tunnel interdimensionali dove da una condizione ne passi a un'altra. E quando noi arriveremo nell'altra dimensione, che è un tragitto di cos'è, un nanosecondo, credo, semmai potremmo dare una quantificazione temporale, ecco che oltre a vedere le persone che sono state e hanno costruito dei rapporti con noi nella nostra dimensione terrena, prima di andare a visitare, a vedere questa quarta dimensione con tutto quello che c'è da fare in quarta dimensione, saremo accolti da questo ministro della luce, che viene chiamato anche guardiano della soglia, e che ci pone queste domande. Io ho sempre detto, mi spiace che mi ripeto, ma forse qualcuno non ha seguito le altre dirette, che c'è un bellissimo film tratto dal libro Salvato dalla luce, il film è Oltre la vita, lo trovate su YouTube, dove si vede veramente questo guardiano della soglia che accoglie il protagonista del film quando lui lascia il corpo perché è colpito da una scarica elettrica, mentre sta telefonando, un fulmine colpisce la rete telefonica e lui riceve questa scarica 15.000 volt e quindi muore e va nell'oltre e viene accolto proprio da questo ministro e si vede, è chiarissimo, questo è tratto da un libro, un'esperienza vera, vissuta, e si vede perfettamente lui che cerca di guardare oltre questa bellissima figura che lo accoglie. E vede queste città, come poi le città spirituali vengono descritte moltissimo da tantissimi autori medium sudamericani, e non solo sudamericani, perché finalmente abbiamo una medianità, una letteratura che ci porta a questo. E però viene fermato da questo guardiano che gli fa vedere la sua vita. E lui si rende conto, il protagonista, di aver sbagliato tutto nella vita, e dice: però adesso sono qua, sto tanto bene. E vuole oltrepassare questo guardiano, questo ministro. Il ministro dice: no, adesso che tu hai capito bene, te ne torni indietro e cambi la tua vita terrena. Infatti, lui rimane morto 20 minuti, steso sulla barella. Un film bellissimo, veramente molto bello. E così noi saremo accolti da questa creatura che ci porrà delle domande molto importanti. Ribadisco, non ho ricevuto solo io questa indicazione, ma altri medium non italiani l'hanno ricevuta, hanno scritto dei libri solo sulle quattro domande, formulate in modo un po' diverse, e comincia il nostro resoconto perché, sai Giorgio, noi pensiamo che siamo veramente immortali in questa vita terrena, pensiamo che la morte arriverà un domani, ma la morte può arrivare anche tra un'ora, insomma, noi non lo sappiamo. Il mondo spirituale ci invita sempre solo a vivere il presente, perché è l'unico momento che c'è, è l'unico momento esatto e perfetto che c'è. Però tutti noi attraverseremo quella frontiera e quindi io so che le nostre guide spirituali ci hanno detto: non fatevi mai trovare impreparati sull'attraversamento della soglia, cioè voi dovete capire, dovete sapere dove andrete. E quindi ci sarà questa creatura che ci farà determinate domande, ma il resoconto della nostra vita lo dovremo fare. È sempre sperabile farlo in questa vita, perché si risolvono tanti problemi, meglio risolverli qui. Però se non riusciamo a capire con coscienza che siamo esseri spirituali e che, grazie a Dio, questa è proprio solo una parentesi nella vita che effettivamente ci aspetta, allora è un po' diverso, insomma, noi dobbiamo renderci conto che prima o poi il nostro rendere conto della nostra vita lo dovremo fare. Mi hai fatto pensare molto che io ho studiato la figura del guardiano della soglia perché è una figura esoterica molto importante anche nelle scuole iniziatiche. Cioè, con in cielo, in terra, si fa anche nelle scuole iniziatiche, perché il guardiano della soglia in realtà è anche una funzione che si ha nella vita esoterica.
mi hai fatto ricordare che ci sono delle bellissime chiese medievali dove addirittura c'è una porta, perché ai tempi nel Medioevo il guardiano della soglia era indicato con San Michele, e ci sono delle bellissime cattedrali anche qui in Italia, soprattutto a Pavia, che c'è quella di San Michele, dove anticamente, che è una delle, posso dire senza essere smentito, è una delle chiese più esoteriche, più simboliche d'Italia, la chiesa di San Michele a Pavia, è impressionante. Andatela a vedere, perché veramente è un Luna Park per chi ama la simbologia. E quindi c'è questa figura di San Michele che sta sempre in una porta a sinistra, e c'è proprio lui che, quando, siccome si facevano dei ritualità all'interno di questa chiesa, c'erano tante porte. Nella porta del re c'era San Pietro, perché veniva indicato dai santi l'aspetto nobiliare, e nella porta dove si usciva per la morte nei funerali c'era quella con San Michele a sinistra. E quindi c'erano tutte delle ritualità che si dovevano, cioè i pellegrini entravano in un'altra porta, e chi voleva fare il giro del labirinto doveva fare un altro giro, cioè affascinante da morire. E mi hai ricordato questa cosa interessante. Scusami, non volevo interromperti, ma quando hai parlato di porte mi viene molto in mente la ruota di medicina degli indiani d'America. La vita nasce ad est, dove nasce il sole, no? Quindi la vita nasce ad est, e quindi è la prima fase della vita, dove tutto inizia. Il sud è il mezzogiorno dell'uomo, è l'età matura dell'uomo. L'ovest è la porta e la morte, quindi tutto ciò che tramonta, e dove il sole tramonta, così tramonta anche la vita umana. E il nord è il mondo dello spirito, dove noi andremo e staremo nella nostra quiete, nella nostra pace. Io, tu lo sai che sono molto legata alla spiritualità degli indiani d'America, ho fatto questa scelta di vivere profondamente questa spiritualità. Sono tanti anni, ho letto tanto, mi sono avvicinata molto, sono andata, abbiamo fatto i viaggi intorno a poco, sono andata nelle loro terre. Stasera, guarda, prima della tua diretta su Rai Movie stavano proiettando un film bellissimo con una danza stupenda degli indiani, e ho avuto un attimo di così profonda nostalgia, perché sono 2 anni che io cerco di tornare in Dakota per seguire le cerimonie religiose, scusate, uso il termine religioso per far capire una cerimonia sacra, ecco, e ho avuto proprio un attimo, mi sta durando ancora, di una nostalgia incredibile, perché con questa pandemia ovviamente non si è potuto, neanche gli indiani, neanche i Sioux si sono potuti radunare per poter celebrare la danza del sole, quindi l'hanno fatta solo a livello familiare, ma non a livello comunitario, ecco. Quindi questa ruota di medicina, tutto questo, cioè la sacralità che hanno questi popoli è straordinaria, arrivano proprio alle radici dell'essere, non dell'essere umano solo, ma proprio dell'essere spirituale. E quindi grazie che hai parlato di porte, perché anche per loro c'è la porta di entrata all'est e la porta di uscita, che è l'ovest, insomma. Ecco. Allora, io, il nostro amico Giovanni Rubler, che saluto, volevo domandare in che relazione si trovano questi eventi medianici con la possibilità della reincarnazione o del paradiso, così come lo concepiscono i cristiani. Beh, non lo concepiscono proprio i cristiani, ma i cattolici in questo caso, che è ben diverso, perché sono delle piccole distinzioni. Qua ci vorrebbe una diretta solo per quello, però, caro amico, ti rispondo dicendogli che lunedì parlerò di metempsicosi riguardante la figura cristica. Quindi se ti interessa puoi vedere quella diretta e sicuramente troverai degli spunti interessanti. Se Barbara vuoi dire qualcosa, però qui ci facciamo una solo questo dico, che quando vorrai, Giorgio, mi piacerebbe, allora, visto che il tema della reincarnazione è un tema molto sentito, e mi piacerebbe fare una diretta solo su questo, ma leggendo i messaggi che ci arrivano dal mondo dello spirito e commentandoli insieme, proprio riguardo al termine reincarnazione e al termine che il mondo dello spirito usa, che è incarnazione, che è diverso. Quindi, se me lo permetterai, perché guarda,
sarebbe intanto poco educato nella persona che gentilmente ha fatto questa domanda, liquidare questa domanda con delle parole ovvie, cioè no, se me lo permette. Ci sei? Ci siamo frizzati, mi sa. Mi pare. Allora, no, ci siamo frizzati per un attimo, non ti ho visto per un attimo, scusami. Ah, No, volevo dire alla mia devo amica. imparare anche questo gergo frizzato, bene, mi fa piacere. Frizzare Io già significa tipo ho a che fare che. con quei termini del mondo dello spirito, poi se mi dici anche No, questo. allora, io volevo dire invece che sto studiando la figura cristica che include la parte di incarnazione e anche di reincarnazione, perché è un fenomeno unico nel suo genere, e cercherò di spiegarvi in maniera più minuziosa cosa intendo per questo, perché ogni cosa deve essere interpretata. Vedi, Barbara, lunedì ho fatto una delle dirette più difficili della mia vita, abbiamo Sì, l'ho parlato di seguita. questo, ma è stata difficile non sulla tematica, è perché ogni volta dovevo giustificare ogni cosa che dicevo, perché ci sono delle situazioni analoghe che sono benevoli e purtroppo alcune si muovono in una dimensione, diciamo, che non è positiva, ma hanno le stesse analogie. Quindi ho dovuto fare delle enormi distinzioni sperando di non offendere mai nessuno. Volentieri faremo questa diretta sulla reincarnazione e sarei felice di sentire queste cose, Ma queste mie proprio distinzioni. leggendo un messaggio, leggendo almeno io troverò il messaggio più completo affinché possano le persone capire molto bene questa cosa, perché sai, noi parliamo, cioè parliamo, si parla di reincarnazione perché è qualcosa che ci arriva da grandi movimenti religiosi, cioè dobbiamo ben distinguere cosa dice il mondo dello spirito su questo argomento. Quindi, se me lo permetti, se è possibile, anche perché, come ho detto prima, mi dispiace, insomma, dire due parole solo a una persona che ha fatto una domanda così importante. È una Quindi, domanda però, profonda, è una domanda sì, molto profonda. esatto, e mi scuso se non rispondo adesso, ma perché veramente io posso usare tutte le parole che voglio, ma mi sono resa conto di una cosa, che quando si leggono i messaggi sono così chiari, pur nella loro complessità, che veramente aprono la nostra mente e il nostro cuore soprattutto. Ignazio Serventi, intanto abbiamo toccato quota 300, sono felicissimo, grazie sempre per questa attenzione. Grazie a tutti voi. Allora, ciao Giorgio, ciao Barbara, io da sempre sono confuso sulle mie risorse, sulla mia strada. Come capirlo se i demoni o altro ostacolano sempre tutto? Allora, i demoni umani, perché voglio dire, Daimos, Daimos, diciamo. i demoni umani, come capire le proprie risorse, un po' quello che dicevo prima, fare un percorso spirituale è un percorso che può aiutare a capire questo, però come capire? Intanto sarebbe interessante sapere se questa persona, questo signor Ignazio, è una persona creativa. Nella vita quotidiana, perché la creatività e Credo che la. suoni la chitarra, la foto suoni la chitarra. Allora, la musica, ma allora la musica è per eccellenza la strada più diretta di contatto con il mondo dello spirito, perché la musica è la quarta dimensione, è in pieno la quarta dimensione. Quindi, quando una persona ha già un percorso umano legato all'arte, che può essere la pittura, la scultura, la scrittura, la musica, è molto avvantaggiato perché, al di là del fatto che è molto più sviluppata una sensibilità personale, ma sono proprio poi quelle persone che sviluppano delle risorse medianiche straordinarie legate all'arte. Quindi già questo è una persona che suona, io ho suonato la viola, quindi ho il pianoforte, la musica è stata ma veramente un grande, diciamo così, un grande punto d'appoggio per sviluppare la capacità medianica. Quindi sì, già questo è molto importante. Poi bisogna andare a vedere proprio nel singolo, nel particolare, con questa persona, facendogli poi tante domande, è ovvio, però. Già un artista è, diciamo, un po' più, ha una marcia in più, ecco, diciamo così. Io posso, nel mio piccolo posso darti un consiglio se vuoi. Io posso dirti che come fai a capire che la strada è giusta? È semplice. Quando ti Il si aprono cuore. le porte facilmente, quando si aprono
con la tua volontà e trovi, non trovi contrasti, non trovi, non difficoltà, però non trovi quelle solite cose che ti fanno capire che forse non è quella è la strada giusta. Quando ti si aprono tutte le porte in maniera semplice, incontri persone come te, con la tua stessa sinergia, quello significa che è la strada giusta. Per quanto riguarda i demoni, come ha detto Barbara, sono più i demoni che abbiamo dentro che quelli che stanno fuori, che forse alle volte sono meno interessati alla nostra vita rispetto a quelli che noi ci portiamo. Dobbiamo sempre fare i conti con le nostre paure. E Però quindi cioè, oltre alla volontà, noi possiamo dare consigli che vogliamo, però è il cuore di una persona che sa. Cioè il cuore sa tutto, conosce tutto. Coelho, quando ha scritto l'Alchimista, ha scritto una grande cosa. Conosce il tuo cuore, esso conosce tutte le risposte, ed è vero. Poi ribadisco, una persona che suona, già immergersi in quel mondo, la vibrazione cambia, la vibrazione corporea, si entra proprio in un altro stato, la musica è straordinaria, uno suona quando è triste, suona quando è allegro, suona quando gioisce, suona quando è arrabbiato, la musica è grande espressione e la musica è proprio quel gradino dove il mondo spirituale si appoggia per comunicare. È molto poi molto bello. tutti gli esoterici si dimenticano sempre quello che dicevano i greci, gli ellenici: conosci te stesso, gnotis auton kata metron, all'interno della tua misura. Significa che conosci te stesso, ma devi capire il tuo posto nel mondo. Se io sono Esatto. cacofonico, ma amo la lirica, devo capire che forse posso diventare solamente un amatore della lirica, ma non andrò mai alla Scala, mi spiego? Quindi devi capire anche le doti che la natura ti ha dato. Non bisogna, come diceva Einstein, giudicare un pesce perché non sa salire dall'albero, sull'albero. Quindi ognuno deve capire le proprie capacità e accettarle alle volte. Perché io scopro persone che dicono: ah, Giorgio, ma io voglio fare questo, ma non ci riesco. Però poi scopri che è un genio dall'altra parte. Forse il Vero. destino ti sta dicendo di accettare quello che tu sei e non quello che vuoi essere, che è diverso. Quindi conosci te stesso, però kata metron, dicevano i greci. Quindi la parola deve essere continuata, solo che molti esoterici se lo dimenticano di continuare la frase, ma è così. Quindi, caro Ignazio, spero che siamo stati abbastanza esaustivi su questo. Quindi vediamo, comunque, non ti preoccupare, sicuramente ognuno trova la sua strada e la sua felicità. Beh, cioè, guarda, Ignazio si chiama questo signore che ci ha fatto la domanda. Ignazio, sì. Ecco, c'è un musicista che io adoro moltissimo, è Robert Coxon. Trovi la musica su YouTube, io ho i suoi CD perché poi mi piace tanto. Lui ha registrato un CD che si chiama Preludio all'infinito, dove lui racconta, cioè lo racconta ovviamente non nel CD, ma lui, questo è un CD tutto canalizzato. Nel senso che lui si svegliava di notte, sentiva questa musica, si metteva al pianoforte e la suonava e poi la scriveva subito. E non solo, lui ha dedicato questo CD alla sua guida spirituale, perché in una di queste canalizzazioni, in una di queste sentire questa musica, lui vede la sua guida spirituale. È molto bello, si chiama Robert Coxon. Voglio Allora, dire. Barbara, c'è una diretta dove fa la rubrica dei libri, oggi fa la rubrica dei film e delle canzoni, capito? Lei è proprio così, fa le Ma rubriche, senti, Ignazio. guarda, io Non volevo la anche pagano, eh? Attenzione, non la pagano. consigliare un libro molto bello che ho sempre consigliato a tutti per capire un po' le proprie capacità. L'ha scritto la nostra amica Manuela Pompas e si intitola Siamo tutti sensitivi. Esattamente, un best È seller. un bellissimo libro. Beh, non so, avete un amico, un'amica, un papà, una mamma, voi comprate questo libro. Ci sono tantissimi esercizi, dalla meditazione più semplice all'esercizio più complesso. Ve lo fate leggere da qualcuno e voi fate l'esercizio, fate la meditazione, fate il percorso. Io trovo quel libro veramente una chicca. Quindi ho fatto il mio ennesimo consiglio per gli acquisti, ma Ecco, non, nessuno mi. Amazon ti Nessuno. ringrazia, ti ringraziamo Amazon. Però è anche giusto, bisogna dirle le cose. Quando ci sono degli strumenti validi, perché non bisogna dirlo? Non perché non lo. A Assolutamente. me fa piacere che le persone possano
aver pubblicato delle cose che possono essere d'aiuto a tutti, no? No, Quindi, anche perché ci bene. aiutano a crescere, Ma quindi quello è certo, ma certo. importante, sì. E poi domanda, questa è un po' particolare, eh? Barbara, te lo dico giusto per essere sicuro, rispondi sinceramente, nell'aldilà saremo giudicati anche per il nostro orientamento sessuale? Scusami se la domanda sembra un po' sciocca. No, non è una domanda sciocca e per fortuna non c'è nessun giudizio di questo genere, anzi, anzi, bisognerebbe fare un grande discorso sotto questo punto di vista, nel senso che qualsiasi cosa che noi scegliamo, cioè che noi viviamo qui, l'abbiamo scelta nell'oltre, è come esseri spirituali scegliamo le esperienze da vivere nella dimensione terrena e non è che lo sa soltanto quell'entità spirituale che cosa decide di compiere in questa vita, lo sa soprattutto il creatore o l'energia creatrice. Quindi come può, vogliamo chiamarlo Dio, io chiamo tutto questo anche in altro modo, come può Dio giudicare un percorso di una persona quando prima di incarnarsi quella persona, quell'entità spirituale ha scelto quel percorso e Dio ne era consapevole. Sono tutte esperienze che noi facciamo e tra l'altro non so cosa intenda per orientamento sessuale, ma qualsiasi sia, non è un giudizio, non è, purtroppo questo ce lo giudica il mondo umano, questo sì, nell'umanità siamo estremamente limitati, non abbiamo coscienza, non abbiamo la capacità di vedere oltre, ma assolutamente non c'è questo tipo di giudizio. Ad esempio, io posso dirti che c'è una bella letteratura di messaggi arrivati dall'oltre che affrontano, parlano della omosessualità. Tutte quelle entità spirituali incarnate in questa vita terrena che sono omosessuali provengono da dimensioni altissime, a dimensioni molto superiori ad altri, tra virgolette, ad altri, a piani di esistenza molto di vibrazione molto alta, perché sono quelle entità spirituali che incarnandosi e vivendo una vita nell'omosessualità hanno già in sé il principio dell'equilibrio tra nel duale maschile e femminile. Quindi tantissime culture, soprattutto nella cultura dei nativi americani, le persone che sono omosessuali sono tenute in una grandissima considerazione perché hanno la saggezza, hanno la profondità, hanno la conoscenza. Spesso sono conduttori di danze cerimoniali, sono medicine men, sono sciamani, proprio perché hanno una capacità di profondità molto diversa da tutti gli altri. Quindi il mondo spirituale, io voglio dire anche questo, lo spiritualismo, benché per tante persone è considerato una religione, addirittura per le vecchie scuole di spiritualiste è considerata la settima religione nel mondo, ma lo spiritualismo nel reale non è una religione, è al di sopra di tutte le religioni e lo spiritualismo va molto a fondo nella letteratura medianica, con la letteratura medianica, su questi grandi temi della vita. Quindi non pensi nel modo più assoluto che gli orientamenti sono giudicati. Purtroppo, purtroppo questi sono giudicati in questa vita e in questo mondo qui, in questa terza dimensione. Allora, è vero che alcuni santi come Sant'Erasmo, ad esempio, hanno il proprio compito di gestire, per così dire, i contatti tra gli spiriti e gli incarnati sulla terra. Ma io. Allora, rispondi tu? Ma allora, secondo me, la figura di Sant'Erasmo bisognava analizzarla più che altro in vita, che secondo me era molto più affascinante, però purtroppo non possiamo fare un discorso, diciamo, ad litteram senza avere la persona fisica e testimoniarlo di persona. Però Sant'Erasmo, secondo me, è interessante più che altro quello che è stato scritto, quello che ha scritto lui, che purtroppo non ci abbiamo tanto. Però sono convinto che lui è nella vita che è iniziato tutto ciò, il discorso di Sant'Erasmo. Non è un compito che gli è stato stabilito dopo, nel senso che secondo me lui aveva queste doti, queste capacità, era molto sensitivo, ok? E quindi quando poi è passato a miglior vita, si sperava che anche lui nell'aldilà continuasse a fare questa funzione,
Perché non credo che una persona santa poi nell'aldilà gli venga indicato qualcosa di lontano rispetto a quello che ha fatto sulla terra. Quindi dovremmo incominciare a risalire più che altro alle origini del santo, che secondo me è ancora affascinante. Prego. Mi veniva in mente anche, hai parlato di sensitività, noi abbiamo avuto un padre cappuccino che è morto già da diverso tempo, padre Guglielmo, che ha vissuto a Cesena, al convento dei Cappuccini di Cesena, ma anche a quello di Faenza. E lui era un medium incredibile. Io ricordo che entravo in chiesa, mi sedevo in fondo, lui magari era rivolto all'altare, lui senza voltarsi diceva: "Oh, ciao Barbara, cosa fai qui oggi?" Cioè lui sapeva tutto, era una persona di grande straordinarietà. E mi è venuto in mente mentre parlavi di questo. Io non mi pronuncio su Sant'Erasmo perché Sant'Erasmo io penso si riferisca il signore o la signora, non so chi è che ha scritto questa domanda, anche alle comunicazioni metafoniche. Io non conosco questo, quindi non posso esprimere un parere su qualcosa che non conosco e che non ho sentito l'esigenza di approfondire. Non c'è tanto su di lui, mi spiego Barbara, cioè non c'è rimasto tanto, anche l'eziologia storica. Io penso parlasse anche per quanto riguarda il passaggio nell'oltre di Sant'Erasmo e quindi di che cosa sta facendo adesso dall'oltre. Io non ho approfondito questo argomento anche perché non era qualcosa che in questo momento non entrava nelle mie corde, quindi non posso rispondere a questo, ecco. Bisogna analizzare più a fondo, cioè non si può solamente in una domanda, secondo me bisogna guardare. Questa è un'altra puntata, dai, tu che trovi tutte le possibilità, gli argomenti per le future puntate. Ma io sì, infatti, grazie a questa diretta, ma noi abbiamo dirette per i prossimi 2025, praticamente, perché i nostri amici sono fonti di ispirazioni enormi. Te l'ho detto, il nostro gruppo è bello perché ci sono persone che veramente si creano delle situazioni assurde, non è per piangeria, però loro lo sanno cosa penso e quanto io, diciamo, mi dedico a questa loro attenzione, cerco di essere sempre all'altezza. E andiamo avanti perché ci sono siamo arrivati a 320 persone, quindi le domande sono velocissime e vediamo quelle domande per Barbara perché ce n'erano alcune interessanti e allora fossi stata io, allora vediamo, vabbè, quella là dell'omosessualità l'abbiamo fatta, l'abbiamo data, ma ci sono dei messaggi così belli. Sì. Domanda, siamo tutti dei medium oppure bisogna essere predisposti? Ecco, qui un'altra bellissima diretta. Cioè, qua si stanno ramificando dirette su dirette. Allora, io rispondo per esperienza personale, per un lungo cammino vissuto nella medianità, a mio avviso, per quello che ho visto, per quello che ho provato, sperimentato, studiato, letto, confrontato, sì, siamo tutti dei medium. Poi, che una persona sia consapevole di questo e voglia portarlo avanti è una cosa, che una persona sia consapevole e non gli interessa portare avanti questa strada è un'altra, che una persona non lo sappia, anche questa è un'altra realtà. E ci sono persone, io ho conosciuto persone che si ritengono atei ben radicati e hanno una medianità eccelsa. Quindi, secondo me sì, e lo dico, posso dirlo, Giorgio, più dopo 40 anni e passa di esperienza, perché a volte le persone dicono lo dico per esperienza e poi pensi che hanno un'esperienza di 2, 3, 4 anni. Io ne ho tanti sulle spalle, ho iniziato da piccolissima, mi sono, come si dice in Romagna, barcamenata in questa situazione, sopravvivendo in un mondo dove tutto faceva pensare che non era il caso di portare avanti il mio essere medianico, ho lottato con le unghie e con i denti per poter essere e poter fare questo percorso, ho rinunciato a tanto perché io ho rinunciato anche a una vita affettiva sotto molti punti di vista, rinuncio a tanto perché quando ti metti a disposizione delle persone il tempo per te non ce l'hai più. Quindi posso dirlo,
dopo tutta questa esperienza, che per me questa medianità è di tutti. Poi ci sono i casi, mi interessa, l'approfondisco, mi interessa, non la voglio approfondire, perché approfondire significa conosci te stesso. E quindi non sempre le persone trovano il coraggio di capire chi sono. Ma io sono una persona veramente che non, cioè, voglio morire con la consapevolezza di aver vissuto appieno questa vita, per la vita che ho scelto e nella vita che ho scelto. Io la voglio vivere tutta così intensamente. Però sono io, non mi posso permettere di parlare per altri. Sì. È una grande opportunità la vita. Qualsiasi cosa una persona faccia nella vita, qualsiasi cosa, è una grande opportunità. E sprecare il tempo è veramente un male, questo è il male. Non si può sprecare il tempo che abbiamo, i respiri contati che abbiamo. Bisogna usarli tutti, viverli intensamente e viverli anche con quello che ci piace fare. Soprattutto con quello che ci piace fare, al di là del lavoro che noi facciamo. Però dare sfogo e partecipazione a quello che uno è, sì, assolutamente. Guarda, riguardante il discorso di Sant'Erasmo, se mi permettete vi racconto una storia a cui tengo molto. Un giorno mi ritrovo sempre in queste campagne pavesi, bellissime, per fare bicicletta, sono stupende, mi ritrovo in un paesino vicino, mi trovo lì e praticamente vedo un sacco di gente che entra in una chiesa, io ovviamente mi ci butto a picco perché appena vedo chiese subito devo andare a capire, entro lì dentro e trovo praticamente la figura di San Pampuri, non so, molti non la conoscono, quasi nessuno. Allora mi faceva specie che le persone andavano lì e non chiedevano, non pregavano a San Pampuri come per avere un bisogno, per avere qualcosa. Lo andavano a ringraziare, gli dicevano grazie per tutto e se ne andavano, grazie per tutto e se ne andavano, grazie per tutto. Ma che grazie, ma tutti sti miracoli ha fatto San Pampuri, mamma mia, fa invidia a Padre Pio, e che cos'è? Allora non capisco e chiedo alle persone e gli dico ma perché state ringraziando? Fa perché noi non saremmo stati qua. In che senso? Noi qua non dovevamo esserci, se non era per lui. Faccio una, scusatemi, tutta gente anziana? Tutte le famigliole andavano lì. Allora dicevo, ma chi è questo qua? Cioè, mi sono perso questa, non lo so, vado a vedere un po' l'album delle star, dei santi, e non c'era lui, no? Il calendario. E non c'era. Faccio, oddio, neanche nei calendari Pirelli c'è, com'è possibile? I calendari Pirelli, dai! No, vabbè, comunque, volevo capire chi era questo qui. Niente, allora, la storia è meravigliosa. Era un uomo, ora ve la dico velocemente, un uomo che si sentiva dentro una grande spiritualità, una grande umanità nei confronti di Cristo, ma non prese i voti, studiava. Scoppiò la Prima Guerra Mondiale e quest'uomo, durante la Guerra Mondiale non c'erano impermeabili, portava avanti e indietro per tutte le stagioni, portava i medicinali nei campi di guerra. Cioè lui prendeva un carro e portava i viveri, ma soprattutto anche i medicinali, e curava le persone, una sorta di Croce Rossina. Finisce la guerra, i militari vogliono prenderlo perché è come medico, come dottore, anzi vogliono dargli, vuole studiare. Lui dice no, io prenderò la mia, perché era intelligentissimo, aveva una predisposizione alla cura incredibile, studiava delle cose, sapeva antichi saperi, praticamente curava le persone e diceva no, i miei servigi li devo dare a Cristo. Lui prende i voti, diventa prete, lo fanno praticamente, lo riporta alla chiesa, diciamo, nel luogo d'origine dove lui ha iniziato tutto ciò, e iniziava a curare le persone anche dopo la guerra. Succede che tutte le persone, i nonni, raccontavano che i loro padri erano vivi grazie a quest'uomo, che la chiesa fece santo perché lui scelse non un'accademia, non una cattedra universitaria, perché era quasi un professore. Lui decise di prendere i voti, chiudersi, diciamo, in un convento, chiudersi in un sacerdozio e cercare di aiutare la povera gente attraverso la medicina che lui sosteneva che queste doti gliele dava Cristo. E tutti lo ringraziavano. È una cosa commovente da morire. Quindi guardate quanti santi ci sono che agiscono in maniere diverse, ma attraverso questa storia si può capire perché la gente diceva grazie e non chiedeva le grazie. Mi spiego?
in quel periodo c'era una marea di gente che moriva per raffreddori e quant'altro, e lui riusciva a curarli tutti. Tra l'altro, lui durante la guerra si ammalò di polmonite e non si curò mai la sua malattia per curare gli altri, e morì di questo. Giovanissimo morì. Quindi queste sono delle storie commoventi. Per questo vi dico, non demonizziamo la Chiesa e cerchiamo di prendere alcuni esempi che sono meravigliosi e persone che ci hanno creduto e ci hanno dato l'anima. Ma stiamo attenti, non facciamo tutta l'erba un fascio, togliamoci queste schiavitù di pensiero. Con la nostra intelligenza cerchiamo di fare sempre una cernita. Mi spiego. Punto, volevo raccontare questa storia riguardante a Sant'Erasmo. Quindi ci sono anche dei santi così, che agiscono così nella nostra realtà. Lui non ha fatto miracoli, forse ne ha fatto qualcuno perché la Chiesa l'ha santificato, quindi l'ha fatto, ma ne ha fatti più in vita, e per questo è diventato santo, perché era più santo in vita che magari dopo. Prima di guardare a Sant'Erasmo, guardiamo della gente che ha fatto questo. Io aggiungo anche che, anche se ci sono tante, tante persone, uomini, donne, giovani, anziani, meravigliosi, che conducono nell'anonimato delle vite straordinarie, che la Chiesa non conosce, però per me sono santi comunque. Tutti i giorni incontriamo un santo noi, perché ci sono veramente delle persone di grande straordinarietà, che hanno veramente l'amore per il prossimo. Noi siamo abituati a sentire purtroppo sempre vicende dove incorre la violenza, dove incorre l'omicidio, dove incorre la cattiveria, ma questa è una piccola parte, perché il mondo è fatto di gente silenziosa, comune, anonima, che però hanno tutto, dedicano tutto se stessi agli altri. Ecco, per me questi sono i santi. Scusami, è un mio pensiero. Oppure chi si spacca la schiena e si alza la mattina alle 4 di mattina, certo, a mangiare ai propri figli. Quello è... Ma questo è essere, condurre una vita di amore anche per la propria famiglia, che è veramente la cosa principale, è essere santi, dai. Cioè, perché dobbiamo solo ricordare le gesta delle persone che sono state conosciute e vengono chiamate santi, ma gli uomini comuni fanno il mondo, quelli che tra virgolette vengono definiti comuni, ma sono loro che costruiscono. E questo è bellissimo. Allora, abbiamo una domanda lunghissima, vediamo se riesco a leggerla perché devo spegnere un po' di luci. Allora, sì. Allora, mi permetto di farvi una domanda. La mia nipotina di 7 anni, l'anno scorso, mentre passavamo davanti al cimitero nel nostro paese, si è precipitata dentro perché i signori che erano lì dentro mi hanno detto di portargli i fiori. Vogliono che vada a trovarli, cioè la bambina ha detto questo. L'ho fatta entrare e ha messo dei fiorellini di prato su alcune tombe. L'ho dovuta portare via quasi di forza, confesso, ero un po' spaventata. La stessa cosa è successa sabato scorso davanti al cimitero vicino a noi. E aspetta che continua perché è un po' lunga. Ma io devo, non c'è più niente, ma io devo... Comunque è impressionante questa cosa, ti ringrazio tanto per questa tua testimonianza. Se vuoi parlarne, magari, vi ripeto, cari amici, noi qui su Life News facciamo una trasmissione che si chiama Confessioni d'altri mondi, c'è qua sotto nel sottopancia, trovate tutto, c'è il numero dove voi potete mandare un messaggio, anche Telegram di Confessioni d'altri mondi, potete mandare un messaggio, poi potete parlare in diretta, se volete direttamente quando noi andremo in diretta, oppure possiamo sentirci anche dopo mandandomi un vocale. Quindi, se ci sono queste bellissime storie, Barbara, cosa ne pensi di questa storia di questa bambina? Ti è bellissimo, sì, mi ricorda i miei inizi di medium. Sì, assolutamente, ed è molto importante. Mai oggi siamo nel 2021, non siamo più negli anni quando ero bambina io. Mi raccomando, mai incutere paura, ma sorridere a questo e stimolare questa bambina a proseguire alla visione di tutto questo, perché le paure degli adulti bloccano i bambini, e noi non sappiamo se questa bambina è destinata a diventare una grande medium nella vita. Quindi di solito si nasce anche in famiglia dove
le circostanze familiari, la storia familiare, la vita dei familiari sono di aiuto, di aiuto a chi deve poi seguire il percorso della medialità. Quindi questa signora ha una nipotina, questa signora è una donna intelligente, frequenta questo gruppo, quindi sicuramente è attratta da tutto questo, quindi la nipotina ha una buona nonna che l'aiuterà molto in questo suo percorso. È molto bello questo, ma io quando ho seguito dei bambini con il permesso dei genitori, ovviamente, e sempre in presenza dei genitori, e sono felicissima di aver visto questi bambini di 9-10 anni diventare ragazzi, diventare adulti, adesso sono dei ragazzi che hanno contatto col mondo dello spirito senza alcun timore, ma perché sono stati anche seguiti da dei genitori o dai nonni, perché ho avuto anche nonni che mi hanno portato bambini molto intelligenti che hanno capito le doti di questi bambini. Ecco, mai mai un diniego, un no, una mettere paura blocca quella che può essere. Noi non sappiamo che percorso può avere questa bambina, no? Che cosa ha scelto di fare in questa vita, ma secondo me lo sta già dimostrando che cosa ha scelto come piano di vita. Sono molto contenta, mi commuove questo, insomma, bellissimo. È bello, complimenti. Spero che questa cosa sia non sia giudicata e che questa bambina possa essere libera di tranquillamente di prendere quei fiori e portarli al cimitero. Non c'è niente di male, è una cosa bellissima. Spero che non ci sia giudizio in questo, perché certe cose vanno lasciate così. Sono belle per questo, senza giudizio. Io ti dico che quando vado al cimitero ci vado molto raramente, perché so benissimo che non sono lì i nostri cari, però quando vado al cimitero lo trovo uno dei luoghi più tranquilli, più energetici, più rasserenanti che ci possa essere. Tra l'altro anche poi il nostro cimitero, l'ala nuova del nostro cimitero è tutto molto in mezzo al verde, quindi ci sono anche delle panchine, voglio dire, sempre più amo i cimiteri americani che non hanno nessun tipo di recinzione, sono tutti nella terra e in questi grandi parchi, avete visto, no? Dei film ci fanno vedere questi cimiteri americani. Pensa che nei cimiteri è nata la nostra architettura, la nostra cultura, ecco. Nasce dai cimiteri, perché quando noi siamo diventati stanziali e non eravamo più nomadi, abbiamo iniziato ad abbellire le tombe dei morti, dei nostri nonni, dei nostri avi, le volevamo fare belle, perché ci tenevamo ad andargli a fare visita e dargli gloria. E allora da lì si sperimentò le varie architetture, e da lì nasce l'architettura europea. Bellissima questa cosa, stupenda. Penso. Quante cose ancora non so, qui bisogna avere una vita lunga, lunga, lunga per imparare tutto, e forse non si impara ancora tutto in una vita. Ma il bello non è sapere tutto, il bello è continuare attraverso il sapere, e sapere che non è, che è infinito. Perché se tu hai una meta, non è più bello, è brutto, è angosciante, ma il fatto che il sapere è infinito, perché ci hanno lasciato talmente tanto di quel sapere che non basterebbero 5 vite, e quindi sapere il fatto che io so, vivo una condizione dove ci sarà sempre qualcosa che imparerò da tutto e da tutti, anche da un bambino di 9 anni mi può insegnare qualcosa, è una cosa stupenda. È una cosa bellissima, guarda, la condivisione e il sapere sono i veri miracoli di Dio. È vero, è vero, è vero. Quello che stiamo facendo noi qui adesso, questo strumento che ci permette di condividere in 325 che siamo, ci permette di condividere tutti assieme queste nostre esperienze, queste nostre idee. Io ho potuto permettermi di raccontare la storia di questo santo che ho tenuto nel cuore. Sono cose impagabili, sono cose che non hanno prezzo. In questo periodo poi che acquistano maggior valore, hanno una forza maggiore, secondo me. Tutto qua. Va bene, e senti Barbara, abbiamo già fatto più di 1 ora e 20, è volato oggi il giorno, è volato. Ci promettiamo di fare la diretta breve riguardante le reincarnazioni. Che ne pensi? Assolutamente, assolutamente, sono d'accordissimo. Vediamo se a metà aprile già la possiamo stabilire. Va bene? Certamente, certamente. Senti Giorgio, io ti avevo chiesto se potevo fare una lettura di un messaggio
Però prima di questo volevo consigliare un libro da leggere. Mi sembravano pochini in effetti i libri rispetto alle canzoni e alla musica, perché le musiche erano 35 e le canzoni sono, i libri erano due, cioè era strano, i film erano 32. No, ascolta, siamo nella Settimana Santa e siamo in una settimana molto particolare, energetica. C'è un libro che è un po' vecchiotto, io ve lo faccio vedere, non so se trovate questa edizione, se ne trovate un'altra, comunque è questo. Si intitola Il mio cuore ti ascolta di Taylor Caldwell. È uno dei libri, è un romanzo spirituale. Penso sia uno dei più bei libri che siano stati scritti sotto questo aspetto. Ma puoi avvicinarlo un po', per favore, che si è Sì, visto poco. Ecco, però non lo... si vede al contrario, il mio cuore ti ascolta. No, si vede bene, non ti preoccupare. Vedete, Taylor Taylor Caldwell. È Caldwell, un il mio... libro, Il mio cuore ti ascolta. C'hai pure la casa editrice, per caso? C'hai... Ascolta, adesso te mi chiedi un po' troppo. Io ti dico, sono una persona che ha dei libri che sono un po' datati. Allora la casa editrice era Accademia Narratori del Mondo, figurati, questo costava 5.000 lire, pensate quando è stato scritto, te lo dico anche, pagine ingiallite, edizioni Accademia, però credo che sia stato ristampato, questo è del 1974, però è un libro che è stato famosissimo, questo è il retrocopertina. Non vi voglio svelare com'è questo romanzo spirituale, ma è meraviglioso, veramente bello, 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 bello. Di che anno è? Scusami, Barbara, di che anno è? 74 la prima edizione e io ho Appunto. la prima edizione, infatti anche molto ingiallito dentro, si vede, è anche molto consumato perché regolarmente me lo rileggo, che trovo sempre delle cose nuove, però è un romanzo spirituale, veramente bello. Ecco, non Capito. so. Spero si possa trovare ancora, magari credo che l'abbiano ristampato anche diverse volte. Io ti ho detto, ho una prima edizione, però veramente bello, bello, bello. Questa era la prima cosa così. Ho continuato so che non sopporti questa mia cosa, però d'altra parte mi sembra anche giusto, la gente ci segue, diamo anche la possibilità di... E poi io volevo leggere questo messaggio, che è un messaggio che ho ricevuto dalla mia guida spirituale nel maggio del 2020, mentre stavo facendo lezioni ai miei ragazzi. Io chiamo ragazzi, ho anche persone che vanno dai 30 agli 80 anni, quindi i miei ragazzi. È un messaggio che vi chiedo, chi ci sta ascoltando, se ha piacere di chiudere gli occhi e di pensare che la propria guida spirituale stia parlando alla persona, perché è un messaggio per me importante. Se mi consenti di leggerlo, ti ringrazio. Non è lunghissimo, è un po' lungo, non lunghissimo, però è un messaggio che insomma ha toccato molto. Io penso sempre che l'ascolto di un messaggio ad occhi chiusi sia... ci si concentra anche di più. Cammina, viandante, cammina. Cammina e attraversa le terre del potere. Cammina e attraversa le terre nell'ombra. Cammina, non ti voltare indietro. Viaggia tra le ombre del mondo senza avere paura. Cammina, nomade senza terra. La tua terra è in un posto che ancora non ricordi. È in un posto che ancora non puoi ricordare. Cammina senza paura. Cammina a volte solo, a volte distaccato, a volte tormentato. Segui le orme che la luce pone sul tuo cammino. Non ha importanza se solo tu osservi, vedi e sprofondi in queste orme. Cammina, viandante, nelle terre del cuore. Sono le terre più importanti, quelle che conducono a Dio. Cammina, viandante, sotto lo sguardo del padre e della madre, che mai, mai in nessun modo distoglie la sua luce da te. Cammina, viandante, senza paura tra le serpi che circondano questo cammino. Cammina senza aver timore di perderti, perché la luce interiore ti guiderà sempre verso la nostra casa.
Cammina osservando il sole viandante. Cammina, cammina, cammina. Sii nomade dentro te stesso, non ancorarti a niente e a nessuno. Non seguire consigli esterni, non conseguire alcuna strada che non sia quella dettata dalla luce stessa. Se tu cerchi dentro, in fondo a te, conoscerai perfettamente la via giusta e la via giusta è la tua via, viandante. Cammina, viandante, tra le strade di questo mondo che sembrano a volte così impervie, chiuse, così piene di ostacoli, ma sono proprio questi ostacoli che ti condurranno verso la cima più alta del monte. E da questo mondo tu potrai vedere tutto il tuo cammino. E capirai che non avrai camminato invano, viandante, tra le ombre del mondo. Cammina, viandante, cammina, nomade, cammina, essere solitario. Cammina verso il tuo spirito, integrati con il tuo spirito, amati con il tuo spirito, vivi nel tuo spirito, senti quanto lo spirito irrora costantemente le vene del tuo corpo fisico, che altro non è che un abito. Un abito che, caro viandante, smetterai e di cui a volte avrai anche ricordo, ma non ti devi preoccupare, perché è solo un ricordo che sbiadisce tra le ombre del tempo e le ombre del mondo. Cammina, viandante, lungo la strada che hai scelto. Cammina anche se ti perdi. Cammina anche se queste ombre sembrano allungarsi più della luce. Cammina perché la luce, alla fine, sconfigge sempre tutta l'oscurità. Cammina amando, viandante, in questo mondo, perché è l'unica possibilità che hai. È l'unica canna che tu hai a disposizione per pescare nei cuori del mondo. L'amore è l'unica lenza, è l'unica possibilità che ti permette di far emergere anche negli altri più inconsapevoli, l'amore. L'amore del padre e della madre. Cammina, viandante, per le strade del mondo, non aver timore di camminare. Continua a portare un passo dopo l'altro. Segna orme nel tempo che saranno seguite. Segna le tue orme così importanti, così definite, così meravigliose, così uniche. Non pensare di essere fotocopia di qualcun altro. Cammina e segui il corso del sole. Segui il corso della luce fino al tramonto della tua vita, Charsi. Possa abbracciarti in maniera integrale, completa, continua e per sempre. Cammina, viandante, nel mondo, non stancarti mai di camminare, non fermarti, perché fermarsi significa sprofondare nelle paludi dell'umanità, e questo umano uomo è già troppo carico dei suoi carichi per comprendere il tuo cammino, viandante. Cammina, viandante. Cammina per le strade del mondo, perché un domani camminerai nelle strade del nostro mondo. Veramente bellissimo, grazie Barbara, veramente toccante. Io credo che dopo questo messaggio non c'è nulla da aggiungere, anche perché ogni volta che dicevi cammina per me era un punto di riflessione enorme, perché in questo periodo ci stanno togliendo anche la possibilità di camminare. E quindi non è a caso questa parola, il camminare, il viandante. E mi hai ricordato anche i bellissimi filosofi, bravissimi, peripatetici, coloro che camminavano, passeggiavano e riflettevano sulla vita. Quindi è bellissima questa cosa. E penso un messaggio che a me sconvolge sempre tanto perché anche quando dice cammina fra le serpi, di continuare sempre a camminare, di camminare e lasciare queste impronte, di essere nomadi, di non avere paura, di non ascoltare consigli, ma di essere te stesso, perché un giorno cammineremo nelle strade del loro mondo. Ah, io guarda, ho sempre i brividi e È quindi bellissimo, ho voluto bellissimo. condividerla anche perché. Perché penso che siamo tutti così profondamente umani e non dobbiamo aver paura di sbagliare, non dobbiamo aver paura di camminare per la strada che abbiamo scelto, assolutamente. Mi hai ricordato tantissimo quella storia dell'anonimo brasiliano, no? In Brasile c'è una bellissima storia riguardante un uomo che muore e incontra Cristo.
ci sono, ah, sì, ci sono, sì, tutti i suoi passi. Non so se gli amici Vero. La conoscono, è bellissima. Sì, bellissima, bellissima. Praticamente, per chi non lo sapesse, magari ve la racconto in 2 minuti, oggi sono in vena di racconti. E praticamente un uomo termina la sua vita e si ritrova in questa spiaggia con accanto Cristo. E allora gli fa: percorriamo di nuovo tutti i tuoi passi, vedi, ogni volta che trovi un'orma è un passaggio della tua vita. E allora tutti e due camminano e vanno a ritroso per la loro esistenza, cioè camminano, 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 tutto assieme. Che succede? Le orme non sono più due, è una sola. Allora l'uomo si arrabbia verso Cristo e fa: perché qui mi hai abbandonato? Perché mi hai lasciato da solo? Lo vedi che le impronte sono solo le mie? Per quale motivo le tue dove sono? E dove sei stato? Si gira e fa: forse non hai capito, sono io che ti tengo in braccio. E dice, sì, quando tu hai visto solo le orme sono le mie, io ti portavo in braccio. Bellissimo. Se vedi solamente delle orme, sono io che ti sto, in quel momento ti stavo tenendo in braccio. Quindi c'è, grandiosa come cosa, grandiosa. Sì. Bene ragazzi, cari amici, abbiamo dato tanti motivi per riflettere, come vedete queste dirette sono a rilascio prolungato, vi consiglio di sentirle più volte perché sentirete tantissimi consigli. E detto questo vi dico che venerdì siamo con Manuela Pompas, e Giorgio Cozzi, Emma e Davide Riccio, Maviche sempre insieme a noi, e sabato facciamo Confessioni dal Trimondi, non facciamo venerdì, la facciamo sabato. Poi domenica ci sarà una sorpresa, che non vi posso dire chi, ci sarà una sorpresa, e poi lunedì faremo la diretta sulla metempsicosi, sulla simbologia mistica di Cristo, va bene? Quindi penso che sia un modo bellissimo per festeggiare insieme questi momenti di Pasqua, e diciamo non potendo fare altro, cerchiamo di stare insieme in questo modo. Quindi vi saluto, Barbara sei stata grandiosa, sei veramente, io sono felice del fatto che tu abbia anche accettato il fatto di diventare anche una nuova amministratrice del mio gruppo, perché ecco, io te l'ho detto, io guarda, non, cioè per me è un grandissimo piacere, ma io posso anche non essere amministratrice perché siete bravi voi. E non c'è nessuna difficoltà anche a togliermi da questo ruolo, te lo dico molto chiaramente, sai. No, io lo desidero perché quando abbiamo iniziato Life New, tu sei stata la prima persona con cui ho fatto una diretta, diciamo, e quindi siccome questo cammino lo abbiamo iniziato assieme, mi è sembrato giusto magari darti questo piccolo gesto di fiducia nei miei rapporti, consegnandoti questo gruppo che ormai è diventato la mia famiglia, perché anche la tua l'abbiamo iniziata assieme, 9 mesi fa l'abbiamo iniziata, quindi super giù. Beh, ma questo, guarda, io quello che ho fatto l'ho fatto perché sono una persona molto coerente e quindi ho seguito coerentemente quello che sentivo e che era giusto fare. Tu hai dimostrato tante volte di volermi bene, quindi non c'è bisogno che io sia amministratrice anche di questo gruppo qua, non ti preoccupare, io continuo sempre a essere qua, se le persone gradiscono la mia presenza, io sono tanto contenta di poter fare queste dirette con te, anche perché ci siamo sempre trovati molto bene a fare la diretta insieme, io e te, quindi sì, non le programmiamo mai, non programmiamo mai di che cosa dobbiamo parlare. Niente, mai. Ve lo posso giurare, noi ci sentiamo un quarto d'ora prima, esatto, e andiamo in diretta, ve lo giuro sulla cosa più importante della mia vita. Io non ho mai organizzato nulla, tutte le dirette che abbiamo fatto, mai, mai e poi mai, nascono così come le cose belle, spontanee, quindi io vi saluto, vi abbraccio di cuore, mi raccomando, siamo insieme anche nei periodi pasquali, perché come vedete ci abbiamo tante cose e tante belle novità. Vi ringrazio di cuore a tutti, buona serata, Barbara, prego. Grazie infinito Giorgio, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per le domande, io andrò a leggermi tutti i commenti e soprattutto voglio augurare una Pasqua profonda e serena. E grazie ancora veramente a tutti, un forte abbraccio.